Dimenticato da RFI per l'apertura degli uffici preposti al supporto delle pratiche burocratiche che i cittadini interessati della velocizzazione della ferrovia Pescara-Roma dovranno espletare, il Comune di Chieti torna a far sentire la propria voce, chiedendo a Rete Ferroviaria Italiana di attivarsi celermente per rendere operativi degli sportelli aperti al pubblico anche nel capoluogo tiatino di provincia e non solo a Manoppello e Scafa. L'interfaccia tra RFI e i comuni interessati dall'opera di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria servirà alla cittadinanza per avere un punto di riferimento per le informazioni relative al progetto e per le procedure di esproprio annunciate dalle ferrovie. Luigi Febo, presidente del Consiglio Comunale di Chieti, annuncia che noi avevamo chiesto già a RFI ai inizi di agosto che anche a Chieti bisognava istituire, come detto da loro durante tutto il percorso autorizzativo, partendo dal dibattito pubblico, degli uffici dedicati all'interno del comune per parlare con i cittadini e illustrare tutta la procedura degli espropri. Quindi in quella sede abbiamo chiesto e solo venerdì ci hanno comunicato invece che i cittadini di Chieti si devono rivolgere agli uffici che stanno all'estendo a Manoppello. Questo è inaccettabile, è un'arroganza che noi non possiamo tollerare. La città di Chieti darà e metterà a disposizione dei tecnici di RFI sul proprio territorio comunale per ricevere i cittadini e dare tutte le spiegazioni del caso. Non riusciamo a capire la ratio. Io posso capire l'organizzazione che deve avere RFI, ma un progetto così importante, importi così elevati, è intollerabile che su Chieti non si possano avere dei tecnici di RFI che vengono a spiegare ai cittadini di Chieti qual è l'iter e le attese che devono avere per gli espropri. Quindi degli uffici comunque a Chieti ci saranno? Assolutamente sì, oggi partirà un'ulteriore richiesta ufficiale al RUP e al commissario Macello per chiedere di aprire degli uffici sul territorio comunale di Chieti a disposizione dei cittadini. Nella richiesta che noi invieremo oggi metteremo a disposizione dei locali in piazza Carafa a Chieti Scalo proprio per una logistica vicino a Brecciarone. Questi uffici perché sono così importanti? Ma sono importanti perché il cittadino deve avere un interlocutore per sapere la tempistica, per avere l'idea dell'importo e capire come e quando devono lasciare, se siano proprietà, terreni o siano abitazioni, quindi condividere con gli uffici tecnici le procedure e quanto è dovuto a loro per l'esproprio.